Allora ragazzi, ci siamo lasciati ieri avendo riassunto un pochino quelli che sono gli elementi fondamentali di un programma, cioè quello che dobbiamo fare in tutto il ciclo di generazione del codice. E abbiamo visto che da un punto di vista di un linguaggio ad alto livello, le strutture dati con cui abbiamo a che fare sono strutture dati più complesse rispetto a quelle visibili a livello di linguaggio macchina. Abbiamo detto che a livello di linguaggio macchina abbiamo il tipo registro sostanzialmente, che contiene dati in formato binario, e su questi dati è possibile fare delle operazioni logico-matematiche nell'unità aritmetico-logica che fa parte del processore e delle operazioni di confronto. In un linguaggio ad alto livello invece abbiamo una serie di tipi più articolati, abbiamo il tipo intero, il tipo reale, il tipo carattere, abbiamo introdotto il tipo booleano con alcuni principi generali che vi ho introdotto di algebra booleana che ci serviranno per esprimere le condizioni logiche sulle quali basare i nostri algoritmi, e a questo punto dobbiamo affrontare l'altra parte, di istruzioni che fa parte del linguaggio. Qui abbiamo visto la rappresentazione dei dati, che è fondamentale perché quando dobbiamo risolvere un problema con uno strumento informatico passiamo dalla rappresentazione del mondo reale alla rappresentazione del mondo simulato attraverso le strutture dati. Abbiamo visto che queste strutture dati possono essere dati dei tipi descritti prima, cioè numeri interi, reali, caratteri, tipi logici, eccetera, ma possono anche essere delle costanti, e queste costanti possono essere costanti numeriche o costanti simboliche, così come siete abituati ad usare nell'algebra tradizionale. Bene, detto questo, allora ora dobbiamo affrontare invece l'altro discorso, cioè quali sono le operazioni che possiamo fare su questi dati, cioè quali sono le azioni elementari che il nostro esecutore può compiere. Ci aspettiamo già, per quello che abbiamo detto nelle lezioni precedenti, di avere tre tipologie di istruzioni: istruzioni che di calcolo e assegnazione, istruzioni che rappresentano dei costrutti selettivi, istruzioni che rappresentano dei costrutti ciclici. Quindi quelli che proveremo a vedere da adesso in poi del corso sono: qual è la sintassi, in che modo esprimiamo questi comandi nel linguaggio C++? Quindi abbiamo detto che così come a livello di linguaggio macchina abbiamo visto che sostanzialmente il processore quello che fa è spostare dati nei registri e fare operazioni di tipo logico-matematico, bene, alla stessa maniera ci aspettiamo che a livello di linguaggio C++ possiamo fare senz'altro anche qui delle assegnazioni, cioè anche qua possiamo spostare. Assegnare significa spostare, dare un valore, copiare un valore da una parte della memoria ad un'altra parte della memoria. Le istruzioni di assegnazione sono quelle che ci permettono, se io dico x uguale y, significa prendi il contenuto del registro di memoria y e vallo a copiare nel registro di memoria x. Quindi né più né meno quello che abbiamo visto a livello di linguaggio macchina, dove spostavamo i dati da un registro all'altro. Però mentre lì il dato elementare era il registro, ora se io dico sposta un dato di tipo reale dalla variabile x alla variabile y, in questo caso si va a vedere come è rappresentato questo numero reale, per esempio su 8 byte. Allora fare questa operazione significa dire al processore: guarda, sposta tutti gli 8 byte che rappresentano il dato associato alla variabile y negli 8 byte corrispondenti al dato associato alla variabile x. Questo apre una serie di questioni sulle quali discuteremo più avanti, questioni che riguardano la correttezza di un linguaggio. Vale a dire, se io dico copia quello che c'è in y nella variabile x, mi devo assicurare perlomeno che le variabili x e y siano di tipo compatibile. Se x è una variabile di tipo carattere e y è un numero reale, ha senso fare questa operazione? Ovviamente no.
Allora, ma se io la faccio, chi mi dice che è sbagliata? Beh, tra un attimo vedremo il compilatore, cioè quel particolare programma che a partire dal nostro codice in linguaggio C++ genera il linguaggio macchina, quali informazioni ci dà sugli eventuali errori che possiamo commettere, e cercheremo anche di caratterizzare quali sono gli errori che il programmatore può commettere nella stesura del suo codice. Quindi da una parte abbiamo certamente istruzioni di assegnazione o di calcolo e assegnazione. Se io dico x uguale a 3a più 5b per 7x, allora questo che significa? Significa dai valore a tutta questa espressione numerica, cioè vai in memoria, fai tutte le operazioni che devi fare, ottieni un valore numerico, vallo a copiare in memoria nella variabile x. Quindi il primo gruppo di operazioni sono le cosiddette operazioni di calcolo e assegnazione, ma abbiamo anche detto costrutti selettivi, cioè selezione di azioni alternative in base alla valutazione di una condizione. La condizione come la esprimo? Attraverso delle variabili booleane o attraverso degli operatori booleani. Io posso dire A maggiore di B and A minore di X. Due condizioni che sono messe in AND, come le genero queste condizioni? Attraverso gli operatori logici che lavorano per esempio su variabili di tipo numerico e generano delle condizioni logiche. Le singole condizioni logiche possono essere legate insieme dagli operatori logici, per esempio l'operatore logico AND. Ieri vedevamo, se voglio esprimere il fatto che una variabile appartenga ad un intervallo B, abbiamo visto che i valori della se per esprimere il concetto che il contenuto di una variabile X appartiene ad un intervallo chiuso a B, avevamo messo la condizione A maggiore di X maggiore di A and X minore di B. Se queste condizioni sono entrambe vere, allora è vero che la variabile x è in quell'intervallo. Quindi io genero le condizioni logiche utilizzando gli operatori logici e le espressioni logiche, e in base a questo valore di verità o di falsità io posso eseguire un gruppo di istruzioni o in mutua esclusione un altro gruppo di istruzioni. La stessa cosa vale per le operazioni cicliche. Io continuo a ripetere queste operazioni cicliche fin quando non si verifica una certa condizione. Vedete, nel caso del massimo comune divisore, continuavamo a fare queste operazioni fin quando il risultato, il valore posto nella variabile R non era uguale a 0. Quando questo si verifica, esco e ho ottenuto il massimo comune divisore. Come si esprimono queste istruzioni nel linguaggio C++? Beh, qua adesso ho fatto semplicemente un elenco di quelli che sono i costrutti più tipici. Vedete, nel linguaggio C++ usiamo la sintassi della lingua inglese in un formalismo molto preciso, perché abbiamo detto che un linguaggio di programmazione deve essere formale e non ambiguo. Quindi non posso usare una sintassi libera, perché altrimenti il processore dovrebbe autonomamente interpretare quello che diciamo. La sintassi è molto stretta perché non ci deve essere ambiguità di interpretazione. Quindi, per esempio, questa forma if espressione statement, che vuol dire? Se l'espressione logica è vera, allora fai questo blocco di istruzioni, altrimenti non le fare. Cioè noi abbiamo marcato un gruppo di istruzioni. Se la condizione è vera le facciamo, se la condizione è vera non le facciamo e saltiamo direttamente alle istruzioni che vengono dopo. Questa è la forma più semplice. Abbiamo visto che in linguaggio macchina questa cosa la facevamo con un costrutto di salto. Se i flag o la condizione dei flag risultava vera, uno saltava, altrimenti andava in sequenza. Quindi la forma più semplice per realizzare un costrutto selettivo è usando i codici macchina di salto. Abbiamo visto che esistono salti condizionati e salti incondizionati. Questo if invece è un if leggermente più complesso, perché ci dice: se questa condizione logica è vera,
fai questo blocco di istruzioni. In inglese else vuol dire altrimenti, fai quest'altro blocco. Il costrutto switch è un po' più complicato, ve lo illustrerò più avanti. Poi abbiamo due forme di costrutti ciclici. In inglese la parola while vuol dire mentre. Allora questo ci dice mentre è vera questa espressione, esegui questo blocco di istruzioni. Quest'altra forma ci dice fai questo blocco di istruzioni mentre è vera l'espressione. Perché secondo voi i progettisti ci hanno messo due costrutti di questo tipo? Sembrano quasi la stessa cosa. Su questo ragioneremo in maniera più ampia, però giusto per dirvi, questa forma ci dice guarda, prima di cominciare a eseguire il blocco di istruzioni verifica una condizione logica, cioè la forma è questa. Io verifico questa condizione logica, se è vera eseguo il blocco di istruzioni, dopodiché torno qua e mi chiedo la condizione è ancora vera? Sì, eseguo il blocco. È vera? Sì, eseguo il blocco. È falsa? Esci fuori e continui in sequenza. Quindi vuol dire che questo blocco di istruzioni viene eseguito mentre questa condizione è vera. Ma se questa condizione sin dall'inizio risulta falsa, che cosa può succedere? Che io arrivo qua, guardo la condizione, è subito falsa, esco fuori e questo blocco di istruzioni non lo eseguo proprio. Viceversa, possiamo avere una forma di costrutto ciclico dove io entro in questo blocco di istruzioni, quindi almeno una volta lo eseguo sempre. Poi mi chiedo com'è la condizione? Se la condizione è vera, torno qui sopra e lo eseguo un'altra volta. Se la condizione è falsa, esco fuori e continuo in sequenza. Questo è quello che si chiama un do while. Cioè in inglese fai questo blocco di istruzioni mentre è vera la condizione. Ma questo costrutto ci dice che io qui dentro almeno una volta ci passo. Beh, mi viene in mente perché uno potrebbe voler usare due forme diverse per fare una cosa che sembra più o meno simile. Allora, immaginate che noi stiamo immettendo dei dati per una linea di produzione. Allora, questi dati arrivano. Quando lo strumento non registra più nessuna informazione, mi manda per esempio un valore negativo. Allora, fin quando arrivano valori positivi, associati per esempio a una misura sulla linea di produzione, questi sono i numeri che vengono dagli strumenti posti lungo la linea. Quando lo strumento mi manda un valore negativo, vuol dire che la linea è ferma e quindi non ci sono più dati. Supponete che io voglio fare una media dei dati che sto ricevendo e capire come si sta comportando questo sistema. Allora, per fare questa cosa, secondo voi è meglio questo o è meglio questo? Allora, se io per poter capire se ho finito o no le mie operazioni devo comunque acquisire il dato, allora è meglio questa forma qua, perché io acquisisco il dato, poi se il dato è negativo ho finito, se è positivo allora torno indietro e lo continuo a sommare e lo continuo a conservare perché è un dato buono. Ma se io usassi l'altra forma, prima ancora di aver acquisito il primo dato, come faccio a capire se lo strumento mi sta mandando un valore negativo perché la linea è ferma o mi sta dando dei valori numerici positivi perché sta acquisendo dei dati? Vedete, questa forma mi è più comoda perché se io per poter decidere
devo almeno una volta aver eseguito un blocco di istruzioni, allora uso questo. Se invece non è necessaria questa condizione, io sono in grado di decidere prima di entrare nel ciclo, allora uso quest'altra forma. Poi vi farò vedere che, sempre per il teorema di Bem e Jacobini, queste due forme possono essere messe una equivalente all'altra, però con uno sforzo computazionale diverso. Allora, ragazzi, un po' come dire, se io ho un linguaggio che ha dei costrutti potenti, e allora io faccio meno fatica a esprimere un concetto. Se io ho un linguaggio che ha dei costrutti molto elementari, per esprimere un concetto devo usare più frasi. I linguaggi di programmazione sono un po' così. Ci sono linguaggi che hanno pochi costrutti e quindi costringono il programmatore a fare più sforzo per dire la stessa cosa. Vi faccio un esempio. Se io avessi solo questo costrutto qui, solo il primo, e dovessi risolvere il problema delle equazioni di secondo grado. Allora, supponiamo che io ho calcolato il discriminante e voglio capire che devo fare. Però il linguaggio, un costrutto come questo, non me lo dà. Mi dà solo un costrutto come questo qui. Allora io non posso più risolvere il problema. Se io avessi solo quel costrutto là, che cosa dovrei dire? Supponiamo che nella variabile d ho calcolato il discriminante. Allora io qua dovrei dire if d è maggiore o uguale di 0, fai tutta questa roba qua. È finito il costrutto. Perché se io ho solo questo, questo costrutto mi dice: se la condizione è vera, fai tutte queste istruzioni. Se la condizione è falsa, salta e continua da qui in sequenza. Ma se io devo mettere anche il caso in cui il discriminante è minore di 0, perché voglio calcolare le soluzioni complesse coniugate, qua sono costretto a dire, mo ci devo mettere le istruzioni per calcolare le radici complesse coniugate. Allora che devo fare? E ci aggiungo un altro if e scrivo if d minore di 0 fa il calcolo delle radici complesse coniugate e poi continua in sequenza. Come funzionano questi costrutti? Mo chiaramente la variabile d o è maggiore o uguale di 0 o è minore di 0. Allora, se è maggiore o uguale di 0, io faccio queste cose e arrivo qui. Poi c'è un altro if, la condizione non è verificata, salto e arrivo qui sotto. Viceversa, se il discriminante è minore di 0, arrivo qui, questo test fallisce e salto qua. Faccio questo test, lo trovo minore di 0 e eseguo questo blocco di istruzione. Ragazzi, se tengo solo questo non posso fare altro. Ma se il mio linguaggio mi mette a disposizione anche un altro costrutto if un poco più articolato, allora questa roba qua mi diventa così. E questo è molto più facile, perché il testo lo faccio una sola volta. Se è vero faccio questo, se è falso faccio questo in mutua esclusione. Allora, se il mio linguaggio una roba del genere me la dà, io la uso. Se non me la dà, non è che non lo posso fare. Posso fare tutto con quest'unico if, ma mi costa più fatica. Cioè, devo fare più istruzioni per ottenere la stessa cosa. Allora, quello che vi farò vedere, ora che studieremo in maniera più approfondita i linguaggi, è che questi costrutti ci servono a esprimere in maniera più semplice l'algoritmo che noi abbiamo in testa, ma per prima cosa dobbiamo avere in testa un algoritmo. Quindi, dato un problema, proviamo a vedere quali sono i dati su cui lavorare, cioè facciamo quello che si chiama la codifica da mondo reale a mondo simulato. Una volta che abbiamo definito il problema in termini di strutture dati, pensiamo all'algoritmo, cioè alle azioni che posso fare con questi dati per risolvere il problema. Una volta che abbiamo pensato questo, poi, tenendo conto che il linguaggio che abbiamo, il linguaggio C++ che ci mette a disposizione
questi costrutti elementari. Ragazzi, questi sono i comandi che io posso dire al mio esecutore. Sulla base di questi comandi definisco poi quello che si chiama la codifica dell'algoritmo, cioè il modo in cui l'algoritmo concettuale che ho in testa lo esprimo in un linguaggio tale che il mio esecutore possa eseguirlo e quindi risolvere il problema. Allora, questi sono i passi logici che noi faremo. Allora, poiché abbiamo detto che utilizziamo il linguaggio C++, voglio spendere qualche parola per spiegarvi che cos'è questo linguaggio, come nasce e quali sono le sue caratteristiche principali. Soprattutto voglio spiegarvi perché noi ci stiamo facendo un corso di C++ e non un corso di C. Giusto per darvi un poco di storia, i primi linguaggi di programmazione che sono stati utilizzati, tra i primi linguaggi c'è stato ad esempio il linguaggio Fortran. Fortran è un linguaggio che nasceva molto per applicazioni tecnico-scientifiche. Fortran significa formula translation, cioè il modo in cui noi traduciamo formule matematiche in costrutti di programmazione. In quegli anni si lavorava molto in assembler, cioè il programmatore era, sto parlando fine anni 50, inizio anni 60, il programmatore era essenzialmente un esperto di macchina, conosceva il processore fino al livello di circuiteria elementare e lo programmava direttamente in linguaggio macchina. Chiaramente era una programmazione molto limitata in certi ambiti, perché chi non era così esperto non era in grado di fare nulla. Via via che la programmazione si è evoluta, cioè questo strumento ha cominciato ad essere usato da più e più utenti, è nata l'esigenza di dire, vabbè, ma se adesso io ho sviluppato un programma per quel particolare processore della Motorola con quell'architettura e mo mi trovo a usare un altro processore, ragazzi, poco ci manca che bisognava cominciare da zero, cioè uno imparava un altro linguaggio macchina con altre caratteristiche e riscrivere in buona sostanza tutto il codice. Allora, il linguaggio Fortran era un linguaggio molto evoluto per l'epoca e dava la possibilità ai programmatori di programmare in questo linguaggio e poi bastava usare dei traduttori dal linguaggio Fortran al linguaggio macchina per poter usare quello stesso programma su tutti i calcolatori del mondo. Chiaramente il compilatore Fortran era piuttosto pesante, piuttosto articolato, quindi cominciato a nascere nel mondo dell'informatica più o meno due filoni di linguaggi. Uno basato sul linguaggio Pascal, che è stato sviluppato da Wirth, siamo all'inizio degli anni 70, e questo linguaggio era molto elegante, molto articolato dal punto di vista dei costrutti, rispettava i principi della programmazione strutturata, che tra un attimo vi illustrerò, principi che noi adotteremo nell'ambito di questo corso, che facevano sì che un programma, se deve diventare uno strumento industriale, deve poter essere facilmente modificabile e riutilizzabile, quindi deve essere scritto in una maniera opportuna. I programmatori in linguaggio macchina, i programmatori C++ utilizzavano costrutti che permettevano di saltare da una parte all'altra del programma, quindi cambiare una cosa significava riscrivere in buona sostanza quasi tutto il codice. Quindi da una parte sono nati questi linguaggi. Pascal poi ha dato origine al linguaggio modulo 2, linguaggio Oberon e tutta questa famiglia di linguaggi qui. Parallelamente in quegli anni si è cominciato a sviluppare i primi nuclei del sistema operativo Unix. Unix nasceva con l'idea di essere un sistema operativo universale, cioè adatto a tutte le architetture di calcolo. Per fare questo
perché il sistema operativo Unix non è né più né altro che un programma. Questo programma deve essere scritto in un linguaggio ad alto livello e poi tradotto in linguaggio macchina, perché se io lo scrivevo direttamente nel linguaggio del singolo processore non era più universale, ma era un sistema fatto per quel processore. Allora, qual è stata l'idea? Inventarsi un linguaggio molto semplice, il linguaggio C, molto leggero, che potesse essere facilmente tradotto nei singoli linguaggi macchina delle varie architetture, di modo che il sistema operativo Unix, che è stato scritto in C, poteva essere facilmente tradotto ed utilizzabile su architetture di calcolatori diversi. Bene, questo ha fatto sì che si verificassero due cose. Da una parte, il linguaggio C è diventato un linguaggio usatissimo nel settore dell'informatica, e il sistema operativo Unix si è sviluppato in maniera notevole, perché essendo scritto nel linguaggio C bastava che per quell'architettura di processore ci fosse un piccolo traduttore da linguaggio C a linguaggio macchina per poter utilizzare il sistema operativo Unix su quel processore. Non so quanti di voi sono pratici di queste cose, ma se uno decide di installare, per esempio, una versione di Linux su un calcolatore, può anche compilare il kernel direttamente sul sistema di calcolo che ha, installarlo e quindi ottenere una versione più efficiente del sistema, perché è compilato sulla specifica macchina sulla quale il sistema Linux sarà poi utilizzato. Quindi questa cosa è largamente usata anche adesso. E quindi il linguaggio C nasce come un linguaggio pensato per sviluppare un sistema operativo molto meno elegante, molto meno strutturato del linguaggio Pascal, ma molto più efficiente, perché i progettisti hanno pensato direttamente all'efficienza del linguaggio. E parallelamente il linguaggio C si è evoluto e si è arrivati a una standardizzazione. Dalle prime versioni, vedete, nei linguaggi di programmazione si fa un po' come i dialetti, c'è la lingua italiana ma ci sono tanti dialetti, c'è il linguaggio C ma c'erano tanti dialetti, cioè i singoli produttori di software aggiungevano al linguaggio delle caratteristiche loro. A un certo punto non si è capito più niente, perché se uno usava un dialetto del C si poteva trovare che un altro compilatore non conosceva quei costrutti e quindi non era in grado di usarli. Bene, si è arrivati anche qui alla, diciamo, fine anni 80 a una standardizzazione, ed è nato quello che si chiama il C-ANSI, che metteva una serie di paletti dicendo: allora le cose si devono dire così, così e così, e limitava la libertà e quindi forniva degli strumenti più precisi. Dal C-ANSI si è passato poi al C++, introducendo il concetto di programmazione orientata agli oggetti. Cioè il C++ è un linguaggio che ha fatto propri tutti i costrutti del linguaggio C-ANSI, cioè quello standardizzato, e ha aggiunto delle cose in più. Quindi è un C più evoluto. Chiaramente i compilatori C in genere riescono anche a tradurre programmi scritti nei dialetti pre-ANSI. Il compilatore C++ è in grado solo di compilare programmi scritti in C-ANSI, cioè quello standardizzato, più i nuovi costrutti che sono stati aggiunti nel linguaggio per gestire la programmazione ad oggetti. Ma sostanzialmente, in questo percorso evolutivo dei linguaggi, qual è la cosa che si è sviluppata? Si è sviluppata principalmente l'idea di dire: un programma è un insieme strutturato che può essere fatto di più pezzi elementari che io posso tradurre singolarmente e poi mettere insieme per generare il mio programma finale. All'inizio il Fortran non era così, c'era un unico modulo dove stava scritto tutto dentro. Il Pascal c'ha un unico modulo dove c'è scritto tutto dentro. Dal Pascal si è arrivati al linguaggio modulo 2, che invece aveva questa architettura a moduli. Ma anche il linguaggio Pascal
Quanti di voi alle scuole superiori hanno utilizzato il Turbo Pascal, per esempio? Praticamente nessuno. Il Turbo Pascal è un compilatore Pascal sviluppato dalla Borland che permetteva di sviluppare programmi, invece di avere un unico modulo, di svilupparlo su più moduli distinti. Poi questo concetto è diventato standard con i linguaggi tipo modulo 2 e altri. Questo concetto è diventato standard con il C, con il C++, dove vedremo nello sviluppare i nostri progetti avremo un codice principale e tante funzioni che possiamo sviluppare singolarmente e che poi mettiamo insieme per generare il nostro algoritmo. Quindi vi farò vedere che i programmi che faremo non sono dei singoli algoritmi, ma è un progetto nel quale ci mettiamo dentro più cose che possiamo sviluppare separatamente. Il Brian Stostrup è il padre del C++ e ha cominciato a svilupparlo nel 1979. Questo linguaggio è stato standardizzato alla fine degli anni 90. Tenete conto che l'idea dei linguaggi oggetti era già ben nota. Quando io ho fatto la mia tesi di laurea, fine anni 80, ho utilizzato un ambiente di sviluppo, era per fare, ho fatto una tesi sperimentale all'Italtel e dovevo fare il testing automatico di un centralino telefonico. Quindi per evitare che questo testing venisse fatto a mano dall'operatore che provava le singole funzioni, ho sviluppato un sistema per fare il testing automatico utilizzando un linguaggio oggetti che era l'ambiente Smalltalk, che aveva il problema di avere un unico ambiente, cioè c'era un unico file dove c'era tutto, che diventava molto ingombrante per l'epoca, prendeva qualche megabyte con macchine che di megabyte, che parlavano di kbyte più che di megabyte. K vuol dire migliaia di byte, mega vuol dire milioni di byte. Quindi era molto lento per le architetture dell'epoca, eccetera. Invece il linguaggio C++ è un linguaggio efficiente, con un compilatore molto snello, molto efficiente, che ha poche cose al suo interno, ma ha molte funzioni di libreria che possono essere richiamate ed utilizzate quando serve. Quindi anche il linguaggio C++ nasce con l'idea di essere particolarmente efficiente. Tenete conto che poi il linguaggio Java, che ha portato ancora più a compimento il concetto di linguaggio a oggetti, ha una sintassi che è molto vicina al linguaggio C++. Se voi leggete un codice Java, il formato delle istruzioni è molto vicino a quello del linguaggio C++. Qual è l'idea che c'è dietro Java e che l'ha reso così diffuso oggi? Perché secondo voi a un certo punto Java, che è un po' più pesante, più lento del C++, ma perché in certi ambiti è diventato il linguaggio di riferimento? Su quasi tutti i sistemi operativi è installato una Java Virtual Machine. Qual è stata l'idea dei progettisti? L'idea dei progettisti è stata quella, è stata questa. Se io voglio fare un linguaggio universale che posso far già su tutti i computer, allora che cosa faccio? Il linguaggio lo scrivo in Java, il mio programma, ma non lo traduco in linguaggio macchina. Lo traduco in un linguaggio intermedio che si chiama Metacode. Questo Metacode viene interpretato ed eseguito dalla Java Virtual Machine, che è installata sulla stragrande maggioranza dei sistemi. Allora, quando voi vedete quelle app, quelle cose carine che girano, per esempio con i programmi di Explorer, i programmi di browser di internet, beh, quello è installata la Java Virtual Machine, arriva il metacode non viene tradotto in linguaggio macchina, ma viene interpretato dalla Java Virtual Machine, che lo traduce in linguaggio macchina e le segue. Allora, per poter eseguire su qualunque sistema del codice Java, basta che io ho installato su quel sistema la Java Virtual Machine.
Quindi ho fatto un sistema ancora più standard che posso far girare su tutto, indipendentemente dal compilatore, dal processore, dal sistema operativo e quant'altro. Ovviamente che cosa pago? Che poiché genero un codice intermedio è molto meno efficiente. In generale i programmi Java sono più pesanti, sono meno efficienti e c'è la Java Virtual Machine che istruzione per istruzione li interpreta e li esegue. Viceversa, se ho un linguaggio scritto in C, un programma scritto in C++, questo è tradotto una volta per tutte in linguaggio macchina di quella macchina e viene eseguito, quindi è molto più efficiente. Allora, per chi sviluppa applicazioni web, Java è la Bibbia, non c'è altro. Ma per chi sviluppa applicazioni in ambiente industriale, ormai C++ è diventato il linguaggio di riferimento. C o C++ sono i due linguaggi che sono ormai di riferimento. In alcuni contesti si usa ancora il Fortran, difatti qualche anno fa il corso di fondamenti di informatica lo facevano in Fortran. Perché? Perché dato che si sono sviluppati programmi per 30 anni in Fortran, oggi un programmatore Fortran, quale che sia il problema che ha, la prima cosa che fa è andare a vedere se qualcun altro ha scritto un codice per risolvere quel problema in Fortran. Nella stragrande maggioranza dei casi lo trova, lo utilizza e si è risparmiato il tempo di svilupparlo. Piano piano questa cosa sta diventando vera anche per il mondo C, C++. Però è indubbio che in ambiente industriale ancora in molti contesti il linguaggio Fortran lo trovate. Perché abbiamo scelto il linguaggio C++? Il linguaggio C++ è un po' più ricco, un po' più strutturato rispetto al linguaggio Fortran. Allora, se uno impara a programmare il linguaggio C++, molto facilmente riesce a tradurre quello che ha fatto in C++ in Fortran. Non è vero il contrario. In Fortran una serie di costrutti non ci sono proprio. E quindi alcune cose richiedono una rielaborazione più profonda per essere eseguite. Quindi se voi diventate confidenti con il linguaggio C++ e con questi principi di programmazione, a mio avviso vi potete muovere nella vita professionale con estrema semplicità a usare MATLAB quando lo userete sia nell'ambito del vostro corso di studi ma anche nella vostra vita professionale, così come altri linguaggi come il Fortran, che diciamo il Fortran è l'unico linguaggio alternativo oltre al C++ e Java che a mio avviso vi potrà capitare di utilizzare nel corso della vostra vita professionale. Allora, il C++ è un linguaggio general purpose. Che significa? Significa che si adatta a fare un po' tutto. È adatto per applicazioni tecnico-scientifiche, ma anche per applicazioni commerciali. Se io devo fare delle cose, devo gestire un insieme di dati, ho bisogno di avere degli aggregati di informazioni un po' più strutturati. Immaginate che ho un elenco di nomi e voglio associare insieme queste informazioni, per esempio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, saldo del conto. Con le strutture date nel linguaggio C++ posso facilmente utilizzare queste informazioni più articolate, oltre che informazioni numeriche per risolvere problemi tipo devo risolvere un sistema di equazioni differenziali. Ci sono dei metodi numerici che vi permettono di fare questa cosa, applico il metodo numerico, ho un linguaggio che facilmente mi permette di rappresentare anche questo tipo di problematiche. La programmazione procedurale è supportata dal linguaggio C++. Ragazzi, che cos'è la programmazione procedurale? La programmazione procedurale è quel tipo di programmazione per la quale io ho in mente un algoritmo risolutivo, questo algoritmo si realizza mediante un insieme di comandi, il mio linguaggio è un insieme di comandi che il mio esecutore deve eseguire uno di seguito all'altro, questo insieme di comandi mi porta alla risoluzione del problema. Questo è il modello di programmazione cosiddetto di tipo imperativo. Il C++ supporta anche la programmazione orientata agli oggetti. Supporta anche la cosiddetta programmazione generica. Allora, cerchiamo di capire
le differenze tra queste tre cose. Allora, programmazione procedurale, abbiamo detto, io ho in mente un algoritmo risolutivo, ma se io l'algoritmo in mente non ce l'ho, ti faccio un esempio semplice. Queste cose io le insegno nel corso di intelligenza artificiale che faccio per la laurea magistrale in informatica. Allora, immaginate che io debba risolvere un problema che fa parte della cosiddetta teoria dei giochi, cioè un problema tipo, ho una scacchierina e devo spostare le caselle di questa scacchierina in modo da metterle in ordine. Ho in mente un algoritmo risolutivo? Io non ce l'ho. Allora, questi problemi uno come potrebbe fare? Dato che le caselline possono stare in una posizione qualsiasi, allora come faccio a scrivere una serie di comandi che, quale che sia la posizione, dice al mio operatore: guarda, sposta le caselline in quest'ordine. Non so se ce l'avete in mente questo giochino. C'è una casellina vuota e le altre caselline con i numeri. Allora io, se questo è il vuoto, io posso spostare questa qua, ma posso spostare questa qua e il vuoto si sposta, eccetera. E queste possono comparire in una forma qualsiasi. Beh, come faccio a trovare la soluzione? Beh, allora, qui si ragiona in modo diverso. Ci sono i cosiddetti modelli ad agenti, i quali lavorano in questa maniera. Descrivo il mio problema mediante una rappresentazione, per esempio una matrice con dei numeri dove il valore numerico 0 rappresenta la posizione. In ogni configurazione della matrice ci sono un insieme di mosse ammissibili. Se la casellina bianca sta qua, posso fare tutte e quattro le mosse, ma se la casellina bianca sta qui, posso fare solo queste mosse qui. E lo svolgimento del programma è: fai delle azioni, valuta il risultato di queste azioni e scegli quella che, secondo una tua funzione di stima, ti porta più rapidamente alla soluzione. Per esempio, tra le mosse che posso fare, posso scegliere quella che minimizza il numero di caselline fuori posto. Allora io itero questo procedimento e non so quando finisco e se finisco esattamente con la soluzione, ma se la mia funzione di stima l'ho fatta bene, nel giro di poche mosse arriva la soluzione. Non so quanti di voi giocano a scacchi, ma se voi giocate a scacchi con il computer, e batterlo non è facile, perché lui che cosa fa? In ogni situazione si fa un albero con tutte le possibili mosse e contromosse, ha una funzione di stima per capire in ogni ramo di quest'albero qual è la condizione per lui più favorevole per arrivare allo scacco matto e sceglie quella strada. Se gli lasciate il tempo di pensare, il programma macina conti e quest'albero se lo sviluppa in maniera enorme e quindi sceglie la soluzione che è più conveniente. C'è un algoritmo, qua non c'è l'algoritmo, qui c'è una tecnica iterativa che con delle funzioni di stima mi porta a individuare qual è la soluzione migliore. In ambito economico ci sono, come faccio a capire se per esempio un investimento combinato con una parte azionaria, una parte finanziaria, una parte obbligazionaria avrà un esito positivo o no? Faccio delle funzioni di stima, faccio delle simulazioni e sulla base dei miei indicatori scelgo qual è la soluzione migliore. Lo faccio dinamicamente perché via via che arrivano nuovi dati li rielaboro e posso dimensionare il mio investimento in maniera opportuna. Tutta questa parte di teoria io non ve la farò proprio, perché in un corso di informatica per ingegneria industriale sarebbe impensabile affrontare tutto questo mondo che richiede un corso di studi ad hoc. Allora, che cosa ci ritagliamo? Ah, poi dicevo la programmazione orientata agli oggetti. La programmazione orientata agli oggetti fa un discorso diverso e dice: quando noi pensiamo alla soluzione di un problema, pensiamo al nostro esecutore e pensiamo alla serie di azioni che lui deve fare per risolvere il problema. Quando pensiamo alla programmazione orientata agli oggetti, invece immaginiamo che
piuttosto che avere un solo esecutore, abbiamo una serie di oggetti. E ogni oggetto rappresenta non solo la struttura dati, ma contiene al suo interno anche le azioni che su questi dati possono essere compiute. Secondo il modello a oggetti, ogni oggetto è un'entità a sé che parla con il resto del mondo. Riceve un messaggio in ingresso, sulla base di questo messaggio che riceve compie un'azione. Questa azione la compie mandando messaggi ad altri oggetti, questi oggetti ricevono questi messaggi, compiono delle azioni e propagano altri messaggi e la computazione evolve fin quando non si arriva ad uno stato stabile. Un buon esempio della programmazione ad oggetti era un'applicazione carina che rappresentava il cruscotto di una Chrysler, un'automobile, dove c'erano vari oggetti. C'era l'oggetto tachimetro, c'era l'oggetto freno, c'era l'oggetto cambio, c'era l'oggetto acceleratore. Questi oggetti sono definiti con le loro interfacce con il mondo esterno e stanno lì fermi in attesa che qualcuno compia un'azione. L'utente compie l'azione, per esempio avvia il motore. A quel punto l'oggetto tachimetro si mette in moto e dice la macchina è ancora ferma, quindi la velocità è zero, ma l'oggetto gira il motore, comincia a ricevere il messaggio che il motore è in moto. Se non riceve nessun messaggio dall'acceleratore, rimane fermo sul minimo. Ma se io con il mouse clicco sull'oggetto acceleratore e gli dico incrementa il tuo stato, l'oggetto acceleratore cambia stato e aumenta la sua posizione. Immediatamente manda un messaggio all'oggetto gira il motore e quello aumenta. Fin quando sto a folle rimane tutto così. Quando io cliccando col mouse inserisco dalla posizione folle, metto la prima marcia, allora l'oggetto cambio manda un messaggio al motore, cambia i giri, cambia l'acceleratore e cambia tutto. La computazione si ferma quando tutti questi oggetti, mandandosi dei messaggi, arrivano in una situazione stabile. Perché è molto importante il modello a oggetti? Beh, perché dato che ogni oggetto è completamente chiuso al suo interno e ha un'interfaccia che parla col mondo esterno, se io cambio l'oggetto all'interno, cioè cambio le funzioni, cambio i dati, ma non cambio l'interfaccia, il resto del mondo se ne accorge. Sì o no? Se non cambia l'interfaccia non se ne accorge nessuno. Quindi io posso modificare, ampliare, arricchire la parte interna del mio oggetto, ma se non cambio l'interfaccia non se ne accorge nessuno. Allora il programma è fatto da entità che sono singole, isolate, che io posso cambiare, posso modificare, senza cambiare l'architettura completa del programma. Questa cosa, ragazzi, è fondamentale per poter riutilizzare, modificare. Se il software diventa un prodotto industriale, allora come tutti i prodotti industriali deve poter essere modificabile, riutilizzabile, rivendibile. No, quando la Fiat ha fatto il motore Tyre, l'ha fatto e poi l'ha venduto, l'ha riadattato a tutta una serie di condizioni. Quindi se un prodotto diventa industriale deve avere queste caratteristiche. Allora, qualche cosa del modello d'oggetti vi farò vedere, ma veramente piccole cose che ci possono tornare utili in alcune applicazioni che faremo nell'ambito di questo corso. Però la parte chiave che faremo in questo corso è la programmazione procedurale, cioè i nostri programmi saranno un begin-end, cioè inizia e finisci con una serie di comandi dati al nostro esecutore. Ogni comando è un'azione che lui fa sui dati che può provocare una modifica delle informazioni memorizzate nel nostro programma. E quindi chiaramente il C++ è un linguaggio ibrido, nel senso che supporta più paradigmi di programmazione. Allora,
la programmazione procedurale costituisce quello che è l'approccio tradizionale e si basa sul concetto di decomposizione funzionale con approccio discendente. Allora ragazzi, quest'idea ve l'ho già data quando abbiamo visto il problema della lastra di mano. Lì abbiamo lavorato prima dicendo quali sono le azioni che vanno fatte ad alto livello. Calcola il massimo comune divisore, calcola il resto intero della divisione. Questa non era ancora una operazione elementare, però io ho decomposto funzionalmente il mio programma in più parti. Con riferimento al problema della data, in fondo che cosa abbiamo detto la volta scorsa? Abbiamo detto, ma io in buona sostanza il problema di calcolare il numero di giorni da due date me lo decompongo in tre fasi. Calcola il numero di giorni dalla data iniziale fino alla fine dell'anno iniziale. Calcola il numero di giorni da inizio anno finale fino alla data finale. 3. Calcola il numero di giorni negli anni intermedi. Ora, questa decomposizione, ho preso un problema complicato e l'ho ridotto in 3 sottoproblemi. Ragazzi, ma questi sottoproblemi sono più semplici del problema di partenza. Se io decomponendo funzionalmente un problema mi porto in sottoproblemi più complicati, ho sbagliato proprio. La decomposizione funzionale l'ho fatta in sottoproblemi più semplici. Ho finito? Certamente no. Perché non è un comando elementare calcola il numero di giorni da inizio anno fino alla data iniziale. Ma devo spiegare con un algoritmo come faccio questa cosa. Ancora una volta questa cosa l'ho fatta decomponendola funzionalmente. Qualche suggerimento che veniva da voi era: prima mi calcoli il numero di giorni mancanti, poi mi sommo i giorni dei mesi che vanno da inizio anno fino alla data che sto trattando, per ognuno di questi giorni vado a vedere se il mese è di 28, è di 30 o di 31. E poi abbiamo detto, ma mi chiedo anche se l'anno è bisestile o no. Ma dire se l'anno è bisestile è una bella cosa, ma io non so come si fa. Ci sarà un algoritmo che lo sviluppa. Allora vedete, sono partito col decomporre il problema in sottoproblemi. Ciascun sottoproblema l'ho decomposto in altri sottoproblemi con un approccio che si chiama top down, cioè dall'alto verso il basso. Quando è che mi fermo? Quando tutti i comandi che io do sono comandi elementarmente eseguibili dal mio esecutore. Certamente il comando calcola il numero di giorni da inizio anno fino a questa data non è un comando elementare, ma quando gli dico sommami i mesi, questo diventerà un ciclo e è un'operazione che lui sa fare in maniera più elementare. Quindi nella mia decomposizione funzionale mi fermo quando arrivo al livello proprio di comandi elementari. Nel fare questa decomposizione io posso direttamente decomporre proprio anche il mio codice in pezzi diversi che possono essere memorizzati in aree diverse, le cosiddette funzioni. Noi vedremo come sviluppare un programma in funzioni distinte e come metterle tutte insieme per generare il codice eseguibile. Ragazzi, nel fare questa cosa cercheremo di adottare i principi di programmazione strutturata e tra un attimo vi dirò qual è l'idea che c'è dietro questo modello. Viceversa, la programmazione orientata agli oggetti, io definisco gli oggetti con le loro funzioni all'interno e l'applicazione è costituita da un approccio ascendente, cioè io parto dagli oggetti, cioè dal basso, e costruisco la mia applicazione richiamando le azioni sui singoli oggetti che compongono il mio problema. Quindi questo approccio è completamente diverso e
vi dico subito, non ci sarà tempo di svilupparlo nell'ambito di questo corso. La programmazione generica consente di definire una funzione o una classe di funzioni senza specificare il tipo di una o più delle sue entità. Che cosa voglio dire? Supponete che io debba fare un ordinamento di un elenco. No, questo elenco può essere un elenco che contiene dei numeri, voglio ordinare un insieme di numeri, un elenco che contiene dei nomi, un elenco che contiene informazioni aggregate. Allora la domanda è, ma se l'operazione di ordinare è sempre la stessa, cioè stabilire una relazione d'ordine, ora sui numeri ho una relazione d'ordine che è di tipo numerico, sulle stringhe ho una relazione d'ordine che è quella di tipo alfabetico. Cambia il modo in cui dico se l'oggetto A precede o meno l'oggetto B, ma se lo precede, per metterli in ordine devi invertire. Allora, la programmazione generica vorrebbe avere questa ambizione. Una volta che io ho individuato quali sono le operazioni concettuali che devo fare, no? Se io vi chiedessi di ordinare un elenco che contiene una serie di oggetti, allora per ogni oggetto uno potrebbe dire, prendiamo un insieme di oggetti sui quali è definita una relazione d'ordine. Per metterli in ordine, per esempio, crescente, che cosa dovrei fare? Un modo potrebbe essere questo. Guardo tutti gli oggetti con cui ho a che fare, trovo quello che viene prima di tutti in questa, nella relazione d'ordine che ho definito, e lo metto in testa. Ora, nell'insieme, ci sono tutti gli oggetti meno questo. Ripeto l'operazione. Tra quelli rimanenti, trova quello che viene prima secondo la relazione d'ordine che ho stabilito. Lo trovo e lo metto subito dopo quest'altro. Il mio insieme adesso contiene due oggetti in meno. Vado avanti facendo questa operazione finché non ho messo tutti gli oggetti in ordine. Ora, se gli oggetti sono numeri, la relazione d'ordine è la relazione numerica. Se gli oggetti sono nomi di persona, la relazione d'ordine è la relazione d'ordine alfabetica. Ma le operazioni concettuali che ho fatto sono diverse, è proprio la stessa cosa. Quello che è diverso è il modo in cui ho stabilito l'oggetto che viene prima nella relazione d'ordine. Bene, la programmazione generica nel linguaggio C++ ci permette di scrivere un programma che descrive esattamente questo meccanismo. Poi lo voglio applicare ai numeri interi, allora in maniera automatica viene generato un codice che ordina numeri interi. Devo ordinare stringhe, viene generato in maniera automatica un codice che ordina stringhe. Quindi con i template io do qual è l'idea concettuale delle azioni che devo fare, ma non le specifico, e questo lo lascio ad una fase successiva. Questo è un aspetto complesso del linguaggio C++ che certamente non faremo nell'ambito di questo corso. Allora, per cominciare, la cosa più semplice per imparare il linguaggio, se mi sopportate ancora per una ventina di minuti, finiamo un pochino prima, vi faccio fare anche una parte un po' più applicativa, e che se facciamo un'interruzione perdiamo ancora più tempo. Abbiamo cominciato con un quarto d'ora di ritardo, finisco un po' prima così non vi stanco troppo, però vorrei farvi vedere almeno concettualmente come facciamo a scrivere un primo embrione di programma. Ragazzi, io preferisco nell'ambito di questo corso affiancare subito la teoria alla parte applicativa, perché i linguaggi di programmazione sono anche un po' pesanti da imparare, perché c'è una sintassi, bisogna imparare delle regole, sono noiosi. Allora, se uno via via che impara una cosa la mette subito in pratica, ci trova un senso più pratico, più applicativo. Allora,
Il programma Hello World è un programma che c'è in tutti i libri di testo, è un programma molto semplice che mi permette di stampare a video la scritta Salve Mondo. Per sviluppare questo programma però dobbiamo utilizzare il compilatore, quindi dobbiamo con un editor scrivere le istruzioni per generare questo codice, poterle tradurre da linguaggio C++ al linguaggio macchina, poterle seguire. Quindi in piccolo facciamo tutto quello che faremo per ogni tipo di programma. Vedremo che, come tutti i linguaggi hanno delle parole chiave, hanno delle regole sintattiche, hanno degli operatori. Alcuni di questi li abbiamo visti, l'operatore somma, sottrazione, prodotto, divisione e quant'altro, e permettono di effettuare il controllo delle istruzioni, per esempio i cicli, per esempio le istruzioni selettive. Allora, questo è un embrione di programma per far comparire la scritta Hello World. Allora, innanzitutto questa roba la devo mettere in un file. Per un qualunque sistema di calcolo le informazioni devono essere memorizzate in un file. Ragazzi, voi ormai tutti usate i computer, la parola file è entrata nel linguaggio comune. Ma se io vi dicessi, ma che cos'è un file? Mi sapreste dare una definizione? Che sennò parliamo di cose ma non sappiamo mai esattamente di che cosa stiamo parlando. Ragazzi, un file è un aggregato di informazioni omogenee. Vale a dire, se io prendo un file di testo, dentro questo file di testo ci trovo scritti dei caratteri. Quindi questo file di testo è fatto di byte, in ogni byte c'è scritto nel codice hash la codifica di un carattere, dentro questo file c'è scritta quindi una sequenza di caratteri. Se io apro questo file con un editor, quello che mi compare a video è, per ogni byte, a video mi compare il carattere corrispondente alla sequenza di bit che stanno scritti in quel byte. Allora, uno potrebbe dire, ma io qualunque file che apro con un editor ci leggo il contenuto? Vi è mai capitato di aprire con Word, per esempio, un file che non era stato generato con Word, ma è stato generato con un altro prodotto? Che vi succede? Che cosa ci vedete dentro? Cosa vi compare al video? Compare il carattere, ma vi compaiono un sacco di cose strane, faccette, alle volte dei beep, segni strani, eccetera. Perché? Perché il programma che ha generato quel file, oltre al contenuto di testo, ci ha aggiunto anche delle altre informazioni, sono i cosiddetti caratteri di controllo, che servono al programma per visualizzare quel testo in maniera opportuna. Per esempio, se con Word viene visualizzato un testo in grassetto, la parola Pippo in grassetto, oltre ai caratteri Pippo ci devono essere degli altri caratteri di controllo che dicono al programma Word che visualizza quel testo: guarda, questa parola mettimela in grassetto, oppure la giustifica il testo in modo che occupi l'intero rigo e così via. Quindi in questi file ci sono delle informazioni che sono caratteri, delle informazioni che caratteri non sono. Questi file sono dei file cosiddetti binari perché contengono al loro interno le informazioni codificate in un formato diverso che dipende dal programmatore. Nell'ambito di questo corso vi farò vedere come noi possiamo generare dei file di testo
dove ci mettiamo per esempio dei numeri, ma numeri scritti nel formato ASCII, cioè se io scrivo il numero 10,3, io scriverò i caratteri 1, 0, il carattere virgola, il carattere 3. Ma io potrei scrivere anche 10,3 nella rappresentazione dei numeri reali. Quindi rappresentato per esempio su 4 byte, dove la codifica è una codifica numerica particolare che è ben diversa da questo. Però se io provo a visualizzare un file binario aprendolo numerico, che succede? I file, i numeri reali, sono scritti nel formato matematico mantissa esponente, nella notazione scientifica. Allora, se io visualizzassi un numero reale a video, aprendolo con un file di testo, che cosa mi comparrebbe? Vedrei a video. Prenderei questi 4 byte, prenderei i bit che stanno lì dentro, che rappresentano la codifica del numero, cioè in binario la mantissa e l'esponente, ma il mio editor prenderebbe quella sequenza di bit e direbbe: nel codice ASCII questi bit che rappresentano una faccetta, e compare una faccetta, rappresenta un punto esclamativo e compare un punto esclamativo. Quindi nel file le informazioni possono essere scritte in maniera diversa, ma comunque un file è un aggregato di informazioni omogenee. Queste informazioni sono note al sistema operativo perché ogni file associa una sua posizione sull'hard disk. Quindi è associata una posizione in termini di testina e traccia che dicono al sistema operativo come andare a recuperare quel file dal disco e a portarlo in memoria. Bene, allora è chiaro che il programma che noi scriviamo lo scriviamo in un file. Come generiamo questo file? Lo generiamo mediante un editor. L'editor che useremo è un programma complesso che si chiama NetBeans e che ci permette di fare tutta una serie di cose. Allora, se guardate questo piccolo frammento di codice, qui c'è scritto il nome del file che si chiama ello.cpp. Ello è il nome del file, l'estensione cpp sta per C++. Qui c'è questa direttiva, la direttiva include dice al compilatore: guarda, tutte le istruzioni per gestire l'ingresso uscita stanno scritte in una particolare libreria che si chiama IOStream. Allora, quando dico cancelletto include IOStream, sto dicendo al compilatore: guarda, il codice per tradurre in linguaggio macchina le istruzioni di visualizzazione te le trovi in questa libreria. Allora, una volta che gli ho scritto questo, quando il mio compilatore vede l'istruzione cout, cout vuol dire stampa a video, questo simbolo mi dice che cosa stampi? La stringa hello world. Poi ci aggiungi un carattere endline, cioè un'andata a capo sul monitor. Allora, però io sto dicendo al compilatore: guarda, con questa freccia si dice manda il carattere verso questa unità. Quindi questo significa manda la stringa hello world sul video, sul monitor. Mandaci un carattere di carriage return e fermati. Quindi questo è un comando che dice al mio esecutore C++: guarda, devi stampare a video la stringa hello world e poi mettici un'andata a capo. Il mio esecutore C++ questo comando elementare non ce l'ha. Allora dice: come faccio a tradurre queste istruzioni in linguaggio macchina? Va nella libreria IOStream e trova i comandi per tradurre questa istruzione in linguaggio macchina. Ragazzi, se questa non gliela mettete, il compilatore alza le mani e dice: questo che cos'è? Non è un comando che so io. Allora, quando scriveremo i nostri programmi, utilizzeremo dei comandi che il mio esecutore non conosce. Il mio esecutore conosce return 0, significa restituisci il valore numerico 0. Ma questa istruzione non la conosce. Per poter eseguire questa istruzione deve prendere un programma di libreria. Allora, noi faremo largo uso dei programmi di libreria che aggiungono
funzionalità al linguaggio. Per esempio, includendo la libreria mat.h, io posso dire al mio esecutore: calcolami l'esponenziale di questo valore, cioè calcolami e elevato a x. Il mio esecutore non lo sa fare da solo, ma va nella libreria matematica e prende le istruzioni per eseguire questa operazione. Quindi tutte le include che metteremo sono i comandi, sono il codice che il mio esecutore deve andare a consultare per poter svolgere delle operazioni che lui da solo non è in grado di fare. Quindi ovviamente nel linguaggio di programmazione C++ ci sono alcune particolarità. Una particolarità è quella legata ai cosiddetti namespace, cioè lo spazio dei nomi. Io programmatore posso definirmi un mio namespace dove posso utilizzare dei nomi standard di tipi per associarli a delle strutture dati che decido io. Questa è una parte più complessa che non credo che vi riuscirò a fare. Però se noi vogliamo usare lo spazio dei nomi standard, quello che faremo sempre nelle applicazioni, non vi scordate di mettere questa direttiva using namespace std. Perché questo? Perché quando lui vede cout, se sta nello spazio dei nomi standard, va nella libreria e si va a prendere cout a che corrisponde e si trova le cose che deve fare. Ma se non gli dico questo, il mio compilatore non sa questi nomi in quale spazio andarli a prendere. Allora non vi scordate, per eseguire un programma, prima includete le librerie che vi servono, poi mettete using namespace standard e poi c'è questa roba qui. Ma questa roba qui a che corrisponde? Poiché abbiamo detto che noi prendiamo il modello di programmazione imperativo, allora il mio programma è una sequenza di operazioni che deve eseguire il mio esecutore. Come gliele dico? Allora, sintassi, ci deve essere una funzione che si chiama main, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa, vuol dire begin end, cioè comincia a eseguire una dopo l'altra le istruzioni che stanno scritte nel main. Quando sei arrivato alla fine, termina. Se questo programma è stato svolto in maniera corretta, mi restituisci il valore 0. Cioè return 0 dice al sistema operativo: guarda, il programma si è svolto in maniera corretta. Non so se vi è mai capitato che, con Windows è molto facile, che un programma in esecuzione va in errore. Vi compare il messaggio di sistema e vi compare codice errore 237. Chi è che vi dà quell'informazione? Il main, che non si è concluso correttamente, quindi non restituisce 0, ma vi restituisce un codice di errore per dire che qualcosa non è andato a buon fine. Allora, nei programmi che scriveremo, salvo avviso contrario, metteremo la funzione main sarà sempre un int e restituisce uno 0. Ragazzi, voi siete abituati, no? a usare il concetto di funzione. Spendiamoci una parola su questo. Allora, se io dico che la mia funzione f è definita in i e ha valori in i, che cosa voglio dire? I è l'insieme di numeri interi. La funzione f è definita sull'insieme di numeri interi, produce come risultato un numero intero. Questo è il concetto standard di funzione. Potrei prendere una funzione f definita in r al quadrato e a valori in r. Allora, alla stessa maniera, quando noi scriviamo le funzioni nel linguaggio C++, tra parentesi mettiamo i dati in ingresso, cioè l'insieme sul quale la funzione è definita. Questa stringa qua mi dice: guarda, questa funzione non riceve niente in ingresso,
ma mi restituisce in uscita un dato di tipo intero. Quindi è come se fosse una funzione che non riceve nulla, ma restituisce qualche cosa. Questo può avere un senso nelle funzioni che avete studiato in analisi. Una funzione deve avere un dominio e un codominio. In informatica, perché il dominio può non esserci? E può anche non esserci il codominio. Io posso fare una funzione che non restituisce niente e non riceve in ingresso niente. Com'è possibile? Ragazzi, è possibile perché in una funzione al suo interno io posso definire dei dati e usarli e non restituire nulla. Per esempio, questa funzione main, che mi deve solo stampare Hello World, riceve qualche cosa in ingresso, produce qualche cosa in uscita, e solo fa questo. Viceversa, una funzione, per esempio, che riceve un valore reale e mi deve calcolare l'exp, la funzione esponenziale, è una funzione che sarà definita in R e ha valori in R. Cioè mi aspetto che questa funzione riceva un numero reale e mi restituisca come risultato un numero reale. Nel corso del nostro dei programmi che scriveremo utilizzeremo funzioni che non ricevono niente e restituiscono qualche cosa, funzioni che ricevono qualche cosa ma non restituiscono niente. Io posso immaginare che la funzione che mi calcola le radici dell'equazione riceve in ingresso i coefficienti, fa tutto il suo conto, stampa il risultato a video e finisce lì. Mi ha restituito qualche cosa. Il suo compito era stampare a video la soluzione. Per il resto i dati vengono persi, la soluzione è comparsa un attimo a video, non me ne faccio più nulla. Quindi, tra parentesi, ci metto quello che io passo alla funzione. E poi devo dire al compilatore, guarda, questa funzione mi deve restituire un numero intero. Allora, quando scrivo return 0, questo è il valore numerico restituito dalla funzione. Il corpo di questa funzione è fatto da un'unica istruzione che deve eseguire questa cosa. Allora, prima di andare avanti con questi aspetti teorici, voglio farvi vedere una cosa molto semplice. Proviamo a usare NetBeans per generare un piccolo codice. Allora, questo è l'ambiente NetBeans. Si vede proprio pochino. Allora, vediamo un poco. Allora, da questa parte qui, questi piccoli scarabocchi che voi non riuscite a leggere rappresentano il progetto, cioè un progetto che è fatto di vari elementi. Allora, dentro questo progetto c'è un main... Ma com'è che non si vede proprio?
vedete un pochino meglio? Allora, forse qualcosina si riesce a leggere. Allora, vedete, in questo programma io ho fatto una cosa ancora più semplice. Ho inserito come librerie la libreria, una libreria che si chiama stdlib, la YoStream è una libreria che si chiama stdio, che contiene delle istruzioni per sempre la visualizzazione dei dati in ingresso e uscita. Uso using namespace standard, come ci siamo detti prima. E poi c'è il main. Allora, in questo main c'è scritto tutte le istruzioni che deve fare il mio esecutore. Allora, la prima cosa che gli ho detto è int x. Che vuol dire int x? Io ho detto, guarda, voglio usare un dato di tipo intero. Il mio esecutore che fa quando gli scrivo questo? Va in memoria e dice, dove ci sta spazio? Trovo spazio all'indirizzo 1000. Supponete che gli interi siano su 2 byte, allora all'indirizzo 1000 lui trova 2 byte disponibili, va in tabella dei simboli, aggiunge il simbolo x, gli mette, scrive che sta all'indirizzo 1000 e non gli scrive niente dentro perché io non gli ho detto di fare nulla. Dopodiché compare l'istruzione cout, immetti un valore intero. Cioè mi comparirà a video la stringa immetti un valore intero. L'istruzione cin è la duale di cout. Dice, prendi quello che tu hai messo dove? Da tastiera. Ragazzi, i tasti che voi mettete da tastiera, ogni tasto che premete, il codice hash del tasto premuto, cioè quel valore numerico, finisce in un'area di transito. E quando premete il carattere invio, questi insiemi di caratteri vengono inviati al programma. Allora, l'istruzione cin prende questi caratteri, li trasforma in un numero intero. Cioè, se io scrivo il carattere 372 e poi premo invio, questi caratteri vengono inviati al programma. L'istruzione cin prende i caratteri 3, 7, 2 e che fa? Poiché la variabile x è una variabile di tipo intero, trasforma questi caratteri 3, 7, 2 nel numero intero 372. Ragazzi, come si fa questa operazione? Se io vi inviassi dei caratteri, dei caratteri, vi do il carattere 2, il carattere 7 e il carattere 3. Come lo trasformate nel numero 372? Supponete che io vi mando i caratteri uno alla volta e voi alla fine mi dovete generare il numero con tutti i caratteri che vi ho mandato. Come lo fate? Prendete 2, perché il primo che vi arriva, queste sono unità, poi vi arriva 7, è il secondo carattere, lo moltiplicate per 10, lo moltiplicate per 10 alla 1, il primo lo moltiplicate per 10 alla 0, il secondo lo moltiplicate per 10 alla 1 e sommate il primo, poi vi arriva un altro carattere 3, lo moltiplicate per 10 al quadrato e sommate quello che c'è dopo, se vi arriva il carattere 5 lo moltiplicate per 10 al cubo e poi sommate quello che ci sta dopo e così via. Ragazzi, la funzione cin fa proprio questo lavoro qua, solo che invece di trasformarlo nel numero in aritmetica decimale lo trasforma nel numero in aritmetica binaria. Dove lo va a mettere in memoria? Va in tabella dei simboli, dice x dove sta? L'indirizzo 1000, vado all'indirizzo 1000 e scrivi bit corrispondenti ai caratteri che mi sono arrivati.
Dopodiché con l'istruzione cout io gli dico il valore inserito è, cioè stampa una stringa, e poi sempre con questo operatore gli dico guarda stampami anche x. Allora il mio esecutore che fa? Prima mi stampa a video questa stringa, poi gli sto dicendo sempre con questo operatore stampami anche x. Allora lui ha in memoria dove? In tabella dei simboli x sta all'indirizzo 1000, vado all'indirizzo 1000, prendo questi bit e che faccio? L'operazione duale, dalla rappresentazione in binario genero di nuovo la sequenza di caratteri che costituiscono quel numero intero, quella sequenza di caratteri viene stampata a video e poi ci metto il carattere carriage return. Allora, questo è quello che io ho scritto in linguaggio C++, ma vorrei che il mio esecutore lo eseguisse. Allora, questo ambiente, che poi vedremo come risolvere perché qua non si vede proprio nulla, questo ambiente, utilizzando i bottoncini che stanno nel mio compilatore, cliccando qui sopra, vedete, cliccando qui, io gli dico build, cioè sto dicendo, guarda, traduci queste istruzioni in un linguaggio ad alto livello nel linguaggio macchina. La compilazione, vedetemi sulla parola, qui è scritto build successful, cioè la compilazione è andata a buon fine, ho generato il programma eseguibile. Ragazzi, in questo momento su disco si è generato un nuovo file che non ha estensione cpp ma estensione .exe, cioè è un programma eseguibile. Se ora io clicco qui sopra sul bottone esegui, mi compare una shell di sistema con questa scritta. Vediamo se riesco a allargare un po' i caratteri qui. Allora, vedete, questo è il cursore che lampeggia, quindi è comparsa la scritta in metti un valore intero. Perché mi è comparsa questa scritta? Perché il mio esecutore sta eseguendo questa istruzione, dopodiché arriva l'istruzione cin. Ma poiché cin richiede che io immetta qualche cosa, il mio esecutore in questo momento sta lì con questo cursore che lampeggia e sta aspettando che io gli immetta qualche cosa. Allora, ditemi un numero che vogliamo emettere. Un numero? Metteteci qualche cifra in più. 56. Eh? 56. Mettiamoci 56, 8, 9, 0. Ci abbiamo messo 56.890. Vedete? Se io non premo invio, non succede niente. In questo momento io premo invio, questi caratteri sono stati presi dalla funzione cin che ha fatto tutto il lavoro di prima. Li ha messi in memoria. Dopodiché viene eseguita l'istruzione cout. L'istruzione cout mi dice il valore inserito è e stampa questi caratteri che sono quelli che io ho immesso. Poi ho premuto, poi ho mandato il carattere end line, quindi il mio esecutore che ha fatto? Dopo aver stampato questi caratteri ha messo un'andata a capo. Il programma è finito con l'istruzione return 0, questa shell rimane in attesa che io prema ancora un tasto e si chiude tutto. Quando ho premuto un'altra volta, la finestra di sistema operativo si è chiusa. Ho fatto girare questo programma, si dice, in ambiente console, cioè in una finestra di testo come quella. È possibile anche utilizzare le finestre grafiche, però dovremmo usare le funzioni di grafica di Windows che sono piuttosto complicate, quindi le applicazioni che faremo, poiché
avranno informazioni tipo numeri o caratteri messi a tastiera, produrranno risultati stampati al video, oppure acquisiranno dati da file, stamperanno i dati su file. E quindi lavoreremo sempre in ambiente console. Allora, riassumendo, con l'ambiente NetBeans ho scritto questo primo nucleo di semplici istruzioni che prendono un numero e lo stampano a video. Quindi istruzioni che semplicemente mettono qualche cosa in memoria, prendono dalla memoria e stampano al video. Abbiamo fatto tutta la catena. Ho scritto l'algoritmo, l'ho fatto tradurre in linguaggio macchina dal mio ambiente, ho eseguito il mio algoritmo. Allora ragazzi, andando avanti nel corso, via via che faremo i costrutti, immediatamente utilizziamo questi costrutti per scrivere qualche cosa in un linguaggio di programmazione. Quindi da adesso in poi useremo le ore del lunedì per dedicarci alla parte più di programmazione, le altre ore per gli aspetti teorici. Però anche nel fare la teoria, io immediatamente vi farò vedere come quelle cose che diciamo si traducono in un programma che può essere eseguito dal nostro esecutore.